Amici di Formula Italian Team, buonasera, ben ritrovati con il consueto appuntamento del martedì sera targato FIT. Siamo in Belgio sul circuito di Spa, ormai il circuito storico della Formula 1 con il campionato della Pro League. Intanto vado a presentare chi vi accompagnerà a questa bellissima gara, si spera, bellissima gara. Io sono Andrea Longagnari in arte di Erlong 2110 e questa sera in un ancora più risicato parterre di persone in telecronaca ci sarà, come direttore di gara e mio aiutante, il buon Marco Luconi, Fitmark 17. Buonasera a tutti. Buonasera, quindi andiamo a vedere subito quello che sta succedendo. Siamo in pista ormai da 10 minutini per questa qualifica con Asi 696, debuttante lo scorso Gran Premio di Ungheria. Aveva fatto già vedere qualcosina di buono anche in Formula Open. Questa sera ritorna in una situazione abbastanza difficile al momento. Questa sera ritorna e si mette subito in testa in 1.41.338. Buono il giro di Asi sulla sua Renault. Poi Drago gli è evitato subito a seguirlo con 1.41.519 in sella. Stavo per dire in sella, no, al volante della sua Alfa Tauri. Addirittura scalzato al momento da Mauro Gold in 1.41.357 con la sua McLaren arancionissima. Lele salva a 24 con l'altra Mercedes, tra virgolette, la Mercedes rosa in 1.41.369. Cartista e il suo compagno di squadra in quinta posizione. Poi Danix, grande ritorno anche per lui dopo aver disputato il Gran Premio d'Austria d'Ungheria con la Renault. Credo che prenda il posto ufficialmente, purtroppo, del buon Ernesto Mr. X. Sì, confermo. Peccato, Mr. X ovviamente si è ritirato, lo salutiamo, il buon Ernesto Coppola, per problemi di connessione, quindi al suo posto ci sarà Danix. Poi Raffo Idex, altra A, che prende il posto di John Rambo, lui ovviamente scelto come terzo pilota dalla scuderia McLaren ad inizio stagione. Ovviamente la grande novità dei campionati di quest'anno, che i team non sono più composti da due piloti ufficiali, ma c'è anche questo suddetto terzo pilota che va a tappare un pochettino i buchi, magari in qualche mancanza di qualche pilota. E Raffo Idex infatti prende il posto di John Rambo in McLaren. Poi Z Pro Mauro in 1.41.7, Birillo Dog anche lui in 1.41.7, Flaminio in 1.41.7 pure lui, che chiude la top 10 con la sua bianchissima Williams. Poi Alesi, Marco Ganu, Lopensky anche lui prende il posto del purtroppo mancante Mike Mai, Advance Apple, Dadoizzi e Giovi, che non hanno ancora fatto registrare nessun giro. Tutti sono scesi su gomma soft. L'unico che ha fatto il giro su gomma media è il buon Danilo Vitetta, in arte Fit Danix 9210, che però sta scendendo al momento in pista con la sua Mercedes. Ritorna ai box, credo, quindi giro annullato. Andiamo a vedere se Z Pro Mauro sta facendo il suo giro. No, anche lui tornerà ai box per poi lanciarsi per il suo ultimo tentativo cronometrato. Tutti stanno rientrando ai box al momento, quindi ci aspettano 4 minuti di fuoco con un ultimo tentativo che riusciranno a farlo tutti quanti. E andiamo un po' ad analizzare quello che è la classifica del campionato della Pro League dopo aver avuto un inizio in cui sembrava esserci più di 2-3 piloti a potersi giocare il campionato. Dopo l'egemonia che c'è stata di Just Lawler, purtroppo
Poi ha avuto un calo. Al momento ci sono due piloti, ovvero Drago Lievitato con 185 punti che comanda la classifica della Pro League, e Mauro Gold a 180 punti in seconda posizione. Quindi per il momento, per questa seconda parte di stagione, c'è questo duello in corso. Poi un po' più staccato, Z Pro Mauro a 119 punti, a 10 punti da lui Birillo Dog, poi 102 punti per Just Loller e da Doizzi a 98. Questa è la top 5, anzi top 6 della classifica temporanea della Pro League, classifica piloti. Ricordiamo che ormai c'è questo duello a partire dall'Austria tra Mauro Gold e Drago Lievitato, con Drago Lievitato che è riuscito a vincere l'ultimo appuntamento con la Pro League della settimana scorsa, in Ungheria, con una grandissima prova di forza, è riuscito a strappare la vittoria. Al momento siamo sul circuito di Spa, che, come detto in apertura di telecronaca, è uno dei più iconici del panorama della Formula 1. Ovviamente il punto più bello di questo tracciato è proprio l'Eau Rouge. Intanto i piloti stanno partendo tutti per il loro ultimo giro cronometrato. Lo andiamo a vedere, l'Eau Rouge in onboard quest'anno si fa in pieno, anche l'anno scorso però c'era un pochettino più di problematiche. Quest'anno invece le vetture sono ben ancorate al terreno, quindi queste macchine hanno tolto un po' di paura, tra virgolette, per andare ad effettuare poi l'iconica traiettoria di questa S veloce in salita. Andiamo a vedere Cartista, che è il primo che andrà a fare il suo ultimo giro lanciato. Arriva sul rettilineo del Carmel, 120 millesimi sopra la sua prestazione, il buon Cartista sulla sua Racing Point. Per il momento non si migliora, ma poi andremo a vedere cosa succederà. Marco Ganu credo sia il secondo, anzi no, c'è Lopeschi che toglie 59 millesimi tutto sommato in linea. Nel primo settore sta arrivando nel secondo, quindi Stamelot, vediamo, è andato un po' largo, infatti un secondo e due argine dal suo miglior giro. Advance Apple toglie invece 229 millesimi nel secondo settore, ma andiamo a vedere a questo punto Cartista se sta... Oh, Cartista girato al Puon. Ah, che errore. Volevo andare su di lui a vedere se riusciva a terminare il giro. Purtroppo Cartista credo che terminerà qui la sua qualifica. Andiamo a vedere se c'è qualche situazione interessante. Arriva Forse Raffoidex. Danix. Raffoidex si Danix lancia credo. adesso. Danix, 63 22. millesimi. 63 millesimi di vantaggio su se stesso nel T1. Andiamo a vedere il T2 come lo chiuderà. È sotto. Sotto di un decimo. Attenzione quindi a Danix, anche perché qua togliere un decimo, due decimi vuol dire fare un grosso salto in avanti. Andiamo a vedere quindi il debuttante. Debuttante è un eufemismo per il buon Danix, perché ne ha corso veramente tante, ma per quest'anno il debuttante come pilota ufficiale in È un Mercedes. gran tempo questo. 41,5, Ah. addirittura stesso tempo di Drago Lievitato, si piazza in quinta posizione. Tanto il primo a prendere bandiera a scacchi ovviamente è Cartista. Z Pro Mauro si lancia adesso, prende 1,49, aveva fatto l'ele salva, ma giro annullato. Quindi Tanto c'è purtroppo... stato anche il ritiro di Birillo Dog, però mi sono perso la curva. Credo. Oh, attenzione Asi! È lui a scendere sotto il muro dell'1,41. Asi che era già in pole position va a fare 1,40,906. Vediamo invece il buon Drago Lievitato, toglie 227 millesimi alla sua prestazione nel T2, arriva a bus stop. Si lancia sul rettilineo principale. 1,41,372. Si migliora, va in quarta posizione dopo che Raffoidex aveva fatto un gran tempo in 1,41,5. Si piazza in quinta posizione il pilota McLaren. Stanno prendendo un po' tutti bandiera. Andiamo a vedere se
Zeta Pro Mauro tenterà di almeno agguantare una top 5. Poi c'è ancora Flaminio, comunque Ganu, Advan Seppola, Alesi a dover ancora terminare la loro qualifica. Bastop per Zeta Pro Mauro, vediamo con la sua AS motorizzata Ferrari. 1.41.563, ma credo sia di nuovo un altro giro annullato, perché mi dà 1.41.590 la grafica, quindi annullato. Alesi fa un grande salto in avanti, 41.553, si piazza in settima posizione. Vediamo se Advan Seppol, no, Advan Seppol procede lentamente, quindi sarà fuori dalla top 10. Chiuse quindi le qualifiche, anche perché Danix è l'unico che non aveva ancora preso bandiera a scacchi, ma aveva ovviamente fatto il suo giro precedentemente, ritorna ai box. Quindi una classifica che recita così: l'unico a scendere sotto il muro dell'1.41 è Asi, 696, 1.49.106, poi Mauro Gold che lo accompagnerà in prima fila in 1.41.357. Qua i distacchi si fanno molto molto più minimi, anche perché vediamo che in poco meno di mezzo secondo, 4 decimi addirittura Flaminio in 1.41.7, e a mezzo secondo troviamo anche Advan Seppol e Marco Gano. Quindi da Mauro Gold fino ad Advan Seppol ci sono veramente tanti distacchi minimi. Poi gli unici due che non sono riusciti ad andare sotto il muro dell'1.42 sono Giovi in 1.42.260 e Lopeschi in 1.42.375. Tutto sommato, Dado Izzi non ha completato un giro purtroppo, c'era qualche penalità per il pilota Red Bull? No. Quindi è la solita scelta del buon Dado Izzi di partire con gomma più dura in partenza, quindi a questo punto credo gomma media, anche perché non c'è veramente tanta usura delle gomme in quel di Spa. Circuito molto molto veloce, vedremo quindi cosa farà il pilota Red Bull, anche perché il suo compagno è in decima posizione a chiudere la top 10, l'ultimo a partire con la gomma utilizzata in qualifica. Mettiamo tutta quanta la chat. Vediamo un po' il meteo, anche perché ho visto delle nuvole a fine qualifica, molto, diciamo, preoccupanti. È coperto sopra Spa-Francorchamps. Adesso mi ricordo nel 2000 quella tragica partenza sotto una pioggia battente. Speriamo non sia così, ovviamente. La pioggia non c'è, innanzitutto. Tanto abbiate pazienza, ma mi prendo il mio momento di gloria. Perché secondo me questo meteo ci riserverà qualche sorpresa, perché... Grazie alle sbinnate del Doc, che rinnova per il quarto mese di fila. Yeah. Mamma mia, però, che questo penso sia il punto più basso raggiunto da me stesso in una telecronaca. Dicevi comunque, Marco, prima... No, facevo un'osservazione sul meteo, perché... Secondo me sarà molto interessante, staremo a vedere se ci riserverà un po' di pioggia questo Gran Premio, perché essendo un circuito con una, diciamo, una pista molto lunga, ecco, quindi da percorrere un giro con la gomma sbagliata, con i pneumatici sbagliati, può essere veramente un'agonia, quindi potrebbe essere molto interessante, ecco, qualora dovesse arrivare la pioggia. Ma oddio, interessante per te forse. Ah no, è vero, perché il lavoro anche per questa settimana non ci sarà. Sto parlando dal punto di vista, diciamo, da spettatore, ecco. Per questa volta da spettatore. Molto bene, molto bene. Sì, perché per la terza settimana di fila il taccuino sarà ancora in ferie.
Non credo sia mai successo una cosa del genere, cioè, quindi qua c'è da elogiare la Codemaster. Da tanto tempo, penso dal 2013, credo, o addirittura, sì, credo dal 2013, quando non vorrei dire una stupidaggine, comunque 2013, sì, su F1 2013, l'ultima volta che non abbiamo chiesto giri, diciamo, per più di un gran premio. Ora non ricordo se nel mentre in questi anni è successo già per qualche gara, ma sicuramente non per tre gare consecutive, ecco. Molto bene, molto bene. Dopo questa disamina andiamo a vedere quella che sarà la griglia di partenza, quindi andiamo a spippolare un po' cosa può succedere con Asi, che è stato l'unico dei piloti a scendere sotto il muro dell'1.41 in 1.49.106. Che parte dalla pole position, quindi prima pole position per lui in un campionato ufficiale. Parte molto molto bene, quindi speriamo sia anche lunga la carriera del buon Asi. E qui rallenta abbastanza in un'uscita di curva. Mauro Gold si è ritrovato la vettura di Asi piantata, fortunatamente non è successo niente. Dicevamo, quindi Asi in prima posizione, Mauro Gold che completa la prima fila, poi Lele Salva, speriamo che sia Lele Salva di Francia e Silverstone, anche perché ce l'aveva detto proprio in intervista post gara, sta raccogliendo veramente molto molto poco invece di quello che sta facendo vedere. Vedrago lievitato in quarta posizione, Raffo Idex, Danix, Alesi, Zpro Moro, Cartista e Birillo Dog a chiudere la top 10, poi Flaminio, Marco Gano, Advance Apple, Giovi, Lopeschi e Dado Izzi, che non ha fatto registrare nessun tempo. Andiamo a vedere un po' come sono messi con le gomme i piloti. Tutti su gomma soft, ovviamente, i primi 10. Poi Flaminio su gomma media, l'unico dei 6 fuori che non avevano l'obbligo di montare la mescola delle qualifiche. E Marco Gano su gomma soft. Poi Advance Apple, Giovi, Lopeschi e Dado Izzi su gomma media. Sta per partire il Gran Premio di Spa, le luci si stanno accendendo, parte quindi anche il Gran Premio della Pro League in quel del Belgio, con buono lo spunto subito di Asi, che non dà nemmeno l'idea a Mauro Gold di tentare un attacco subito alla Source. Buono per il momento comunque Lele Salva, che ha impensierito il pilota della McLaren, anche bravissimo Raffo Idex in quinta posizione, Alesi che si riprende la posizione su Zpro Moro, attenzione perché può incalzare subito il subentrato Danix, vediamo. Mauro anche, forse su Asi ci prova, no non ce l'ha. Sono tanti all'Elecomb, quindi attenzione, potrebbe succedere di tutto. Dado Izzi su Flaminio, passa Flaminio, non vedo ali rotte, no, al momento, quindi molto molto bravi e sportivi i piloti della Pro League questa sera, anche perché tra Source e la staccata dell'Elecomb dopo il rettilineo del Carmel sono veramente veramente ostiche. Abbiamo visto quanti piloti erano a contendersi dalle posizioni là davanti. Intanto attenzione Zpro Moro in uscita dal Puan, era molto molto vicino a Alesi, attenzione Danix, si è girato Danix prima della Stamelot, vediamo se ha rotto qualcosina, non ha riportato danni, no. Quindi molto molto fortunato il pilota Mercedes nella sfortuna tra virgolette di un testa coda, e quello che fa specie vedere sono le due Mercedes in fondo. Fa veramente tanto specie vedere una cosa del genere dopo anni di egemonia. Attenzione Lele Salva, ah no, c'è il classico De Sin che ho detto, oddio, Lele Salva ne ha impiccionati due là davanti. Interessante capire cosa vuol fare Lele Salva, perché Mauro ha già perso il DRS su, quindi niente. Penso che ormai Asi non abbia quasi strada libera ormai. Davanti a sé Mauro vede scappare via la McLaren, deve essere sempre più attenta. Scusami, non la McLaren, bensì la Renault.
di Asi. E deve stare attento dietro agli specchietti, Mauro, perché le salva è minaccioso. C'è un bel gruppetto comunque dietro di lui. Ma le salva è già un se no, oddio, è sbagliato quello che stiamo vedendo perché mi Ah, danno le ok. salva un secondo e uno invece attaccatissimo, attaccatissimo, molto vicino a Mauro Gold. Credo che alla prossima fotocellula si resetterà un po' il tutto. Invece l'unico fuori dalla zona di RS è proprio Zeta Pro Mauro. A un secondo e quattro dopo la lotta con Alesi che l'ha visto guadagnare una posizione, tenterà subito di andare a riprendere il gruppetto là davanti. Anche Credo perché che Asi sia. Sì. Raffoidex è molto molto vicino a Drago Lievitato. Vediamo se nel ruolo di terza pilota a McLaren vorrà andare subito a far guadagnare qualche punticino al suo compagno di squadra. Come detto, Sì. c'è un divario di 5 punti tra Drago Lievitato e Lele Salva, ma scusate, Mauro Gold. Lele Salva, perché mi è venuto Lele Salva? Perché Lele Salva sta per essere attaccato da Drago Lievitato. Intanto 47,6, il giro più veloce stabilito da Mauro Gold. Comunque, attenzione, Mauro perché Lele Gold Salva è a 9 spinge. decimi. Eh sì, ma è a Mauro 9 Gold sta decimi Lele spingendo Salva. forte. Deve rimanere in un limbo per il momento il pilota Racing Point, anche perché dietro ha un Drago Lievitato che vuole subito andare a prendere il proprio rivale per il campionato. Però il DRS sale, le salva ancora. Ma non si fa problema Oh, Drago. mamma! L'ho visto salire su quel cordolo che tante volte l'anno scorso puniva le persone, perché era veramente, veramente tanto difficile. È una bella difesa. Eh sì, una gran bella difesa di Lele Salva, molto pulita, ha lasciato lo spazio a Drago Lievitato. Drago deve cercare di attaccare Lele e superarlo il più presto possibile. Allo stesso tempo, però, in questa maniera i due perderanno il DRS da Mauro. Assolutamente Fra sì, poco. perché Ah, Lele abbiamo... salva, Oh, si è quasi girata, attenzione! attenzione. Quasi Sì. girato è un eufemismo. Ha perso un po' la macchina, l'ho visto Ci è mancato sgondolare. poco. 1 e 2 infatti il suo distacco da Mauro Gold, quindi questo non farà sicuramente piacere a Drago Lievitato, che perché poi dovrà dare sfogo a tutti i cavalli della Power Unit Honda della sua Alfa Tauri. Ma ci proverà adesso? Vediamo se ci prova subito No. la bus stop. No, sarebbe Raffo, inutile. Raffo Ilex si è Raffo! inserito. Abbiamo visto nell'angolo in alto a sinistra una... Oh, attenzione, è successo qualcosa ad Advance Apple? Sì, Advance si è girato alla prima bus stop. E Apple. Confermo, nessun danno, si è girato. Giovi ha rotto l'ala. Giovi, attenzione, non vorrei che ci fosse proprio stato un Ah, ecco, sì, contatto. 83%. Un contatto con Sì. Advance Apple, però molto, molto sportivo. Lascia addirittura passare Credo Advance Apple. che sia stata una tamponata a questo punto, penso. Credo che... Oh, tanto Drago Lievitato là Sì. davanti. Addirittura prima delle combe. Passa Lele Salva. E diciamo che non ha voluto più perdere tempo. Anche perché il divario è un secondo e otto. Già ne ha perso abbastanza, siamo già. Ha perso 6 decimi in questo giro, quindi da Mauro, quindi deve sbrigarsi adesso a ricucire questo gap. Le vetture stanno là davanti, stanno arrivando al Puan. Altro punto molto molto iconico del circuito di Spa-Francorchamps. Un curvone a sinistra, tutto d'appoggio. Che adesso una volta si toglieva una marcia e si frenava un pizzichino. Invece adesso si decelera solamente un pochettino. Oh, Adesso Advance Apple. Poate Lorenz, Lopeschi. Eh lo stesso errore di Danix. sì, stava. Non vorrei a questo punto che sia la Mercedes ad avere un problema in quelle curve. Un po' di sottosterzo probabilmente. Tanto ci chiedono in quanto girano i primi. Siamo sul 47 e mezzo, 47 basso. Eccolo qua, 47 basso di Mauro 47,3. Gold. Addirittura 2 secondi e 4 Drago Lievitato. Però Drago non sta affatto scappando. A questo punto
A questo punto non vorrei che iniziassero a battagliare le salva Rafoidex Zeta Pro Mauro, che è Attenzione a Mauro. vicinissimo. È vicinissimo a Rafoidex, esce Sì. fortissimo dallo Rouge. Vediamo se Rafos Schernito. tenterà la. No, si fa È poco male, è combattivo male. Rafoidex Sì, comunque. non... ma probabilmente ha affrontato male. Però L'uscita l'ho di visto Orouge. forse. Forse. Ma forse prima, sai, prima ancora, perché era molto distante dalle. E attenzione anche ora all'Ezyse. Ma lo vedo un po' in difficoltà, Raffo, eh. Non so come mai, vediamo se ha qualche danno. È un danno, Ha ecco un perché, danno, Raffo. 38%, Eh sì, non c'è la 38%. bandella di destra. Intanto c'è Eh un sì. timido sole in quel del Puon. Pirillo, Raffo Questo sta sprofondando. Questo credo che è un non bel faccia piacere a problema. Mauro Gold, perché era comunque lì a lottare con i primi. Magari qualche punticino poteva toglierlo il Eh buon sì. Raffo Idex. E quindi ci siamo persi un contatto. Non vorrei che sia con Lele Salva a questo punto che ce l'aveva davanti. Si sono toccati. Attenzione, si è Oh! girato all'esì. Si è girato all'esì. Vediamo. In uscita da Credo. Stamelot. Ha preso il cordolo a questo punto. O ha preso. Ha Probabilmente ha preso il preso il cordolo. cordolo Vediamo se Raffo qualcuno. Idex. Intanto Asi 47-2. Raffo Idex va ai box ovviamente per sostituire Certo. Lana. Ma nessun danno né da Lesi né alle altre vetture che erano lì vicino a lui, ma Gano e credo sia Cartista, stato. attenzione, Gano e Cartista, la Surs, sorpasso e controsorpasso dal pilota Haas, però in questo modo offre l'altra guancia al Eh pilota sì. Racing Point, perché ci sarà tutto il Lele rettilineo del salva. Kermit. Lele salva vicinissimo, però vediamo se ci E sarà passa, eh. l'attacco. Lele salva all'interno Passa. di Drago Limitato, passa, questo fa perdere tanti secondi a Drago Limitato. Tantissimo. Danix su Flaminio con questa gomma soft sta tentando, dopo l'errore ad inizio gara, sta tentando di risalire. E nel frattempo Dadovizi con la sua strategia, È è mandato, un ci ha potere all'infinito. abituato a queste cose qua. È tante volte che non fa le qualifiche Dado e poi si riesce, tra virgolette, a costruire una propria strategia e a risalire. Ci vuole sia. Danix 3 secondi, intanto ho visto che è andato larghissimo al Puan. Dicevo, il buon dato ha un pizzico di follia a partire là in fondo innanzitutto, però poi di passo si costruisce la rimonta e fa veramente un qualcosa di bellissimo ogni gara. Asi intanto, aia, lo dicevano prima in chat, Asi è veloce ma prende tante penalità, 3 secondi, deve ancora entrare in clima fit Asi, lo Ma dicevamo prima. lo disse lui stesso, Andrea, durante le interviste della Open, appunto che era un suo punto debole, però era volenteroso di migliorare, di imparare, perché è effettivamente un bel problema, ecco. È un peccato comunque, è un pilota veloce e deve sicuramente migliorare su questo aspetto. Intanto siamo scesi sotto al 47, come giro veloce lo fa segnare Fit Mauro, Danix in attenzione Mauro, 1.46.8. Mauro. Occhio a Dani, occhio a Mauro Gold, vediamo se tenterà l'attacco alle combe. Mauro ha trovato un po' di fiducia in questi giri, si sta avvicinando sempre più al pilota Renault. Credo che Mauro Gold, da quando lo abbiamo definito, tra virgolette, un papabile per il campionato, abbia trovato molta molta fiducia. Sempre stato un pilota molto costante, però tanto ha sbagliato qualcosina perché ha perso tantissimo e Eh a sì, ha 8 decimi. perso qualcosa, sì. Tanto Danirco ci chiede: ma ha preso la penalità sul rettilineo? No, un secondo. Stavo appunto dicendo, è un pilota molto costante, ha perso ovviamente 9 decimi dalle comb a Stamelot. Ma C'è un probabilmente danno? qualche... No, non credo. No, no, no.
No, ma probabilmente ha sbagliato l'impostazione di qualche curva e si è accumulato qualche decimo di... Infatti, vedi. Allora, vediamo, vediamo. Sarà la prova Dovrebbe del 9? No, no, uscire... è Asi, 46,8. Ah. È Asi, è 46,8, anche perché Mauro Gold ha tenuto invariato Cavolo. il distacco tra lui e Lele Salva, che è sempre di 3 secondi e 1, ma Asi ha dato il tirone in 5 questo decimi gli giro. ha dato. 5 decimi in un giro. Eh sì. È Mezzo secondo. veramente molto molto veloce questo giro Asi. Credo che voglia rompere gli indugi e non subire poi la perdita di posizione. Attenzione, Drago lievitato su Lele Salva. Non succede niente, ma dietro un Ganu. Marco Gano. Dietro un Ganu incredibile che dopo aver passato Cartista prende la posizione a Birillo Dog. Advanced Apple intanto passa anche Flaminio per l'11ª posizione. Con Dado Izzi che è arrivato su Cartista. Dado Izzi in ottava posizione, in nona posizione, sta per attaccare Cartista che in tutti i modi cerca di arrivare almeno in zona DRS di Birillo Dog, proprio del compagno di squadra di Dado Izzi. Però Dado Izzi è su gomma media e potrà fare una seconda parte di gara importante se non sbaglia nulla. 1 e 4 intanto là è salito il distacco tra Asi e Mauro Gold. Fatto paura come Asi abbia tirato mezzo secondo giù da un giro Sì, ha all'altro. voluto fare un po' di, dare un po' di strappo per cercare di togliere Mauro dal DRS, però deve pensare alla costanza, deve pensare a fare giri veloci da qualifica, deve gestire è un buon passo, deve tenere un buon passo e tenere Mauro il più possibile distante, chiaramente. Tanto Giovi, anche lui finisce nel taccuino dei cattivi, 3 secondi di penalità per lui. Troppo coinvolto in un incrocio tra lui e Advance Apple alla bus stop. Vediamo Drago adesso se riesce ad attaccare Ma credo che non voglia attaccare. Vediamo. dice sì. No, Ti perché il giro smentisce. prima mi ha smentito, però il giro prima aveva addirittura staccato l'ERS. O fanno un po' di tirata ciclistica, un po' avanti uno, un po' avanti l'altro, per evitare di perdere troppo tempo poi su Mauro Gold. In Anzi, 2 secondi e sei realtà sono. dovrebbero trainarsi a vicenda, ma senza darsi troppo fastidio, eh. Esatto, anche perché Mauro Gold ha perso altri 3 decimini su Asi e stanno rinvenendo Drago Lievitato e Lele Salva su di lui, perché erano a 3 secondi e 1 al momento 2,6. Ovviamente loro si trainano col DRS sul lungo rettilineo del Kermel, quindi qualcosina in più ce l'hanno sicuramente. 2,5. Là dietro invece si prospetta una grandissima battaglia tra Marco Ganu, Birillo Dog, Cartista su Birillo Dog, vicinissimo al rettilineo che porta alla bus stop. Vediamo, tenta il sorpasso Cartista e ce la fa. Credo che non abbia voluto più di tanto difendere Vai la box, posizione. Berilla Doc. Vai Ah box, sì. Berilla Doc. 34 giri, le gomme medie lo fanno. Medio hard? Ah, medie penso. Sì, per forza. Se lo fanno, vediamo Le hard quanto undercut fa. non avevano senso montare delle hard. Assolutamente no, qua le medie vanno più che bene, è sempre stato così. Vediamo cosa potrà fare il pilota Red Bull. Tra l'altro esce a pista libera, abbondante pista libera, 5 secondi e mezzo per trovare Lopez qui davanti a lui. Vedremo cosa farà il pilota Red Bull. Sono sempre stati molto molto strategici nelle loro gare i piloti della Red Bull. Sempre trovato qualcosina di Lele diverso Salva, dagli 3 altri. secondi, 3 secondi di penalità. Questa è una mazzata per Lele Salva. Si faceva il discorso di Asi prima, anche Lele Salva comunque
è un pilota che purtroppo prende tante penalità. Devono, sono tutti questi piloti nuovi che devono iniziare a capire che sì, si può girare molto forte, però piuttosto bisogna stare attenti, magari due decimini, tre decimini in meno al giro più lento si può fare e essere più puliti, perché in una situazione in cui praticamente la direzione di gara non chiede i giri, quello che prendi in la penalità che prendi in pista poi si fanno sentire. Intanto la chat hanno riscattato il comando bevete, quindi oh no, devo andare a filtrare l'acqua. Vabbè, questo giro dai, bevo io. Bevi tu, io intanto vado a filtrare l'acqua dalla caraffa. Tanto ci gustiamo Asi che va allo Rouge, si lancia sul Kermel. Situazione abbastanza cristallizzata quando mancano 33 giri. Adesso sentirete l'acqua. No, perché spengo il microfono. Marco, a te. A me. Benissimo. Andiamo a vedere Lele se riesce a accorciare il gap su Drago. Drago ha 2 secondi e 3 da Mauro. Mauro sta perdendo circa 2 decimi al giro. Andiamo a vedere quanto ha perso da Asi in questo giro. Allora, Mauro ha fatto 1:47,7 costante. 47,4, 47,5 per Asi, quindi circa 2 decimi al giro in meno il passo del pilota Renault. Io credo che sia un momento storico. Da quant'è che non facevi una mezza telecronaca? Beh, Mario? Mezza telecronaca? No, beh, da diverso tempo. È un momento storico per tutto. La terza volta di fila che la direzione di gara si prende una pausa. E Marco Luconi che torna. Mi ricordo i tempi con il buon Marco Gano a commentare la Pro League, ma parliamo del 2014, fino al 2014, non mi ricordo esattamente, sì, più o meno 2013-2014, se non mi ricordo male. Beh, ultimamente i primi anni di Red, diciamo. Ultimamente sull'internet o sull'internet, come volete voi, ci sono questi meme, sono tornati di moda questi meme che dicono vi sblocco un ricordo e poi ci sono immagini del passato. Questo magari tra 10-15 anni potrà diventare qualcosa, chissà, un meme, diciamo. Vediamo allora, torniamo in pista, anche se la situazione è abbastanza cristallizzata come detto prima. Vediamo se da Doizzi, che è il pilota più vicino, diciamo. Sì. Proverà l'attacco sicuramente. Proverà l'attacco, però Cartista riuscirà a difendersi. È uscito forte da Doizzi. È uscito fortissimo da Doizzi. Però molto veloce Cartista. È molto veloce Cartista perché ha ancora il DRS, ha preso tutta la scia di Marco Ganu. Quindi è riuscito a difendersi molto molto bene. È vero anche che credo al prossimo giro, in questo giro, inizino il buzzer dei pit stop. Intanto attenzione perché Advance Apple prende 3 secondi di penalità, quindi tira forse un sospiro di sollievo Danix. Sì. Sarà importante appunto essere puliti e costanti lì davanti, perché ora iniziano a diventare diversi i piloti con delle penalità. Sono 5 di 16 piloti che hanno 3 secondi di penalità al momento, quando mancano comunque ancora 3 quarti di gara, poco meno in realtà di 3 quarti di gara. Vediamo se da Doizzi finché Cartista riesce a rimanere così attaccato a Mauro Gold e a rimanere in zona DRS, la vedo dura per il pilota Red Bull tentare un attacco. Nessuno va ai box. E infatti volevo andare a vedere i tempi di faccio subito di Berilodog. Ha fatto, allora, vediamo un po', 1:46,9. 6-9, diciamo, rispetto anche allo stesso Cartista e Marco Gano, 47-9. Un secondo, e invece diciamo Asi, per avere un riscontro cronometrico. Asi, vediamo Asi, 47-4. Quindi mezzo secondo buono. Diciamo iniziano a lavorare bene le medie.
Asia inizia sempre e continua sempre a guadagnare quei 2-3 decimi a Mauro. Ormai si è stabilizzato su questo passo. Mauro lo sappiamo che è appunto un pilota costante, ma sta facendo un po' fatica. Anche se Comunque lo stesso Drago non sta guadagnando, quindi penso sia più che altro Asia avere un ritmo leggermente superiore a entrambi e un po' a tutti, diciamo. da Doizzi, che questa gomma media credo che durerà molto e sia solo ad un quarto del suo potenziale, essere a 11 secondi e 9 nei confronti del leader della gara è tanta roba, anche perché partiva ultimo, come detto, non aveva disputato la qualifica, per scelta, non per penalità. È tanta, veramente tanta roba. Quindi vedremo cosa succederà nello stint in cui le strategie si incroceranno. Intanto là davanti Asi va ai box. Ai Mauro box Gold anche continua. Drago. Leve Drago e salva Mauro. continua. Drago invece va ai box. Zeta Pro Mauro va ai box, quindi Ganu da Doizio ovviamente non si ferma, Cartista non si ferma, ai box ci sono andati solo loro tre. Torniamo su Dado Izzi perché a questo punto deve forzare, secondo me, eh. Deve forzare un attacco. Allora, Drago Perché ora sta lievitato, perdendo un po'. aia, Drago lievitato è uscito dietro ad Alesi. Quindi Questo. sappiamo il buon Alesi quanto sia Beh, molto diciamo coriaceo nella difesa. che la possibilità di sorpassare, cioè, specialmente con delle gomme, ecco, nuove, staremo a vedere. Sicuramente se lo porterà, ecco. Se lo Già terrà davanti per tutto questo giro. qua non è riuscito a passarlo, quindi nel T2 avere Alesi con gomma Vediamo. soft usurata davanti. Basta vedere il distacco di Alesi da Asi e vedere poi quanto perderà lo stesso Drago anche da Mauro, penso. Più o meno. Non è stato, ecco, una buona notizia questa per il pilota Alfa Tauri. Perché qua è difficile, eh. Vediamo Non quindi, può allora i rischiare. primi quattro dovrebbero rientrare in questo giro anche per rispondere alla strategia che stanno facendo gli altri, quindi andiamo su Mauro Gold che al momento ha dato tre decimi e infatti Perso. rientra Mauro Gold. Drago sorpassa adesso Alesi. Però ha perso circa mezzo, quasi mezzo secondo da Asi Dasi. in questo giro, sì. Quindi vediamo. Da Doizzi intanto passa in testa. Danix continua con questa gomma soft. Alesi tra un po' andava a muro. Mauro Gold esce adesso. Vediamo. Sono lì, E mezzo avanti, adesso alla meno Source. male, Ha vai. Ben guadagnato davanti. comunque. Sì, è ben davanti, però è 1 e Ma 4 Drago. Però quel mezzo secondo dietro Alesi, o forse 3-4 decimi, forse gli avrebbero permesso di tenere magari il DRS, avere Chi la ha possibilità di perso tenere. tantissimo è Lele Salva. Ha subito il sorpasso sia da Drago Lievitato che da Zeta Pro Mauro che era dietro e Ah addirittura è sì. uscito 2 secondi più lontano. Invece Zeta Pro Mauro. A 1 secondo da Guadagnato, Drago, eh. Eh sì. eh. Vediamo quindi si fa fitta la situazione. Addirittura 4 secondi e 4 tra Mauro Gold e Asi. Hanno E perso ora. tantissimo, un undercut pauroso da parte di quelli che sono entrati un giro prima. Ora è interessante vedere Asi. Cosa farà con questo trenino che ha Oh, Drago davanti a lievitato 3 sé? secondi! Drago lievitato 3 secondi e Ah. Cartista 3 secondi! E qui si complica la situazione per il leader della classifica. 3 secondi! Sì. Urca quanti li hanno presi! Anche Sicuramente Flaminio 3 secondi! sorride Mauro in questa situazione E sicuramente per quello sarebbe che. comunque virtualmente secondo Danix ai box. Sarebbe comunque virtualmente secondo perché a 4 secondi e 3 deve guadagnare 1 secondo e 3 su Asi, che fa al momento la migliore prestazione in 1,46 e 4.
Vediamo Asi su Oh, attenzione Flaminio. perché c'è Flaminio. Penso 46-4 anche che per Zeta Pro Mauro. Comunque, Birillo Dog in nona posizione. qua lo sorpasserà. Occhio a Mauro, eh. Occhio a Mauro perché è vicinissimo a Drago Lievitato, che non ha il DRS, addirittura un secondo e 8, ha perso tantissimo. Intanto Asi passa Davvero, ma no, non è agilmente. abbastanza. Asi passa facilmente Flaminio. La staccata delle Questa combe. fase è importante per Asi, se riesce a passare senza prendere avvisi o comunque prendere rischi, ha già il gap di 3 secondi della penalità e potrebbe crearsi un altro piccolo gap per un'eventuale seconda 3-9. penalità. Urca Mauro. Sta andando il tirone Mauro, attenzione. Però Ah no, ma dipende. è su Flaminio, è su Flaminio. Sì, dipende. Bisogna vedere se Flaminio rientra ai box questo giro. No, a parte no, perché ha le medie, che ha detto, stupidaggine. Birillo Dog, 3 secondi. Urca, da 5 che erano 4 giri fa, sono diventati praticamente più della metà, 3, 6, 9. No. Ma Asi ora deve. Vediamo cosa. Ma sta perdendo, in effetti sì, con questo trenino di vetture davanti sta un po' perdendo, ma poi stessa cosa Succederà a varrà per Mauro. me. Anche se sì, Flamina aveva il DRS di Advanced Apple prima, però non è cambiato molto per Asi, che adesso andrà, penso, senza problemi a superare la Ferrari di Advanced Lele Apple, che comunque sta salva. facendo una buona gara, sì. 46 e 1, giro veloce di Lele salva, che sta tentando in tutti i modi di risalire nei confronti di Zeta Pro Mauro e Drago Lievitato. Attenzione Asi, quindi va al sorpasso di Advance Apple e adesso comunque avrà, sì, un pilota con gomma più usurata, però è un pilota che si chiama Dado Izzi, quindi Sì. E stavo vedendo un po' gli avvisi. Mauro Gold ha un avviso, mentre Asia ha preso un altro avviso oltre ai tre precedenti. Quindi diciamo sono in linea, ecco. Considerato però i 3 secondi di Asia, ecco, già contati. intanto non per dire, ma vi do questa informazione, stasera abbiamo il multiquality, quindi chiunque non riesca a seguirla live perché si stoppa, basta premere la rotellina dell'impostazione e ovviamente scalare la qualità del video. Intanto, ma grazie Marco, riscatti un bevete. E ora tocca a te. Adesso vado a prendere l'acqua filtrata e vado a bere, quindi se sentirete dell'acqua che entra in un bicchiere non vi preoccupate. Tanta attenzione perché in tutto questo è il momento peggiore per andare a bere perché c'è Asi vicinissimo a Dado Izzi, quindi Beh, starò con un Advanced Apple che occhio. comunque. Advanced Apple che è lì, eh. È lì, aspetta. Cerca di stare vicinissimo al pilota Renault, e anche Luca è rimasto in zona DRS, mentre dietro si sono un po' staccati, non ci sono altri piloti in zona DRS, se non Raffo Idex su Lopeschi per la Intanto per 12ª posizione. gustarmi la lotta ho versato tutta l'acqua Ecco Asi. sul pavimento. Attenzione Asi. Asi all'interno. Alla staccata in fondo al Carmel e passa da Doizzi. E Mauro Gold sta facendo fatica a recuperare su questo gruppetto anche perché tutti sono nel DRS di tutti. Là dietro si rivede Raffo Idex, che passa Cartista e Cartista a sua volta passa Lopeschi. Vediamo invece là davanti. Dicevo, Mauro Gold sta facendo veramente tanta fatica. Adesso ovviamente si sono sorpassati e controsorpassati, quindi qualcosina ha guadagnato perché si stanno trainando tutti col DRS e qui il DRS, come si sa, ma non solo qui, in tante piste fa guadagnare almeno 3 decimi al giro tutti. Sì, vediamo adesso Dado Izzi se riuscirà. Sicuramente, ecco,
Diciamo che sono tutti e tre attaccati, da Dovizia, Van Seppel e Flaminio Raffo, attaccati a questo DRS. 3 secondi di penalità per Raffo. Si aggiunge alla lista. Si aggiunge alla lista e diventano 10 i piloti su 16 con penalità. Tutti però su 3 secondi, non c'è nessun Sì, pilota su non c'è 6 secondi. nessuno che al momento Ah no, abbia tranne preso più di 3 Giovi. secondi. Ah, è vero, è Giovi. vero, è vero, è vero, è vero. Che Beh, tra l'altro è in... comunque è in 16ª posizione, 15 Sì. secondi e 9 da Alesi, quindi è una gara sfortunata per Giovi dopo il contatto con Advan Seppol alla bus stop. E quindi credo che non dico che si possa passare una situazione del genere, però tutto Attenzione, sommato. Marco Gano per la nona posizione. Ganu su Birillo Dog all'esterno passa ancora prima della staccata e si porta in nona posizione. Marco Ganu che sta facendo infiammare i cuori. Si parlava prima di Amarcord. Marco Ganu, colonna portante ormai del fit. Si porta in una posizione, fa piacere rivederlo di nuovo combattivo, veloce, magari ci sono dei piloti che fanno un altro mestiere in questa Pro League, ma lui da inizio anno è uno dei piloti che ha migliorato molto di più, ovviamente riprendendo confidenza col gioco. È stato molto molto bravo. Vediamo là davanti, intanto da Da Doizzi è Dovizia ha perso uscito il DRS. al DRS, ma credo stia Ah, dando tutto attenzione. l'ERS. Credo stia dando tutto l'ERS qui per ritornare in zona Vero. DRS. Anche perché Mauro Gold è a 1,4 da questo terzetto. È fondamentale per loro tutti e tre, per Da Dovizia, Van Seppel e Flemming, di mantenersi in questo DRS e tenere il più possibile, ma adesso sarà difficile. È Anche perché arrivato Giri Mauro iniziano a Gold. farsi sentire. Giri su queste gomme. Assolutamente, sono 19 i giri percorsi dalle gomme di Dadoizzi, Advan Seppol e Flaminio. E ora tocca a Mauro, come hai detto te, vediamo cosa saprà fare. Deve uscire Chiaramente. fortissimo, fortissimo dallo Rouge. Non questo giro perché è ancora abbastanza lontano, però ha già preso il DRS, ma il prossimo. E questo potrebbe dare un vantaggio ad Asi. Sì, Che anche lui si perché. tenne Alesi. Sì, diciamo. Potrebbe perdere qualche decimo. Lele salva! Altri 3 secondi Ah. per il pilota Racing Point. Fanno 6. Cartista intanto lotta Cartista. veemente tra Cartista e Raffoides che si difende egregiamente su Duello deve essere Cartista. stato. Bella lotta. All'esterno ha sfruttato il cambio di traiettoria Un Zeta altro Pro pilota. Eccone Mauro e siamo a 6 anche un per lui. altro. Eh sì. Andiamo Mauro, 6 decimi. Beh, deve avvicinarsi ancora un po', però penso che sul rettilineo principale non avrà problemi, penso su Flemming. Il problema sarà poi su Advan Seppol e su Dadoizzi, che sono anche loro in zona di RS. Tra di loro vediamo un po'. No, vediamo più Nessuno che che dica altro come posso. si svolge, come si sviluppa la situazione là davanti, perché Mauro Gold è a 6 decimi da Flaminio, ma sono tutti nella zona DRS di tutti. Drago Lievitato addirittura là Esce dietro male secondo. anche Aia, Mauro. ma Mauro. è difficile uscire bene dalla source. Birillo Dog va ai box, ritirato dalla Ritira sessione. box. Non vorrei Mauro. che fosse successo qualcosa, purtroppo ce lo siamo Ma persi. che Mauro non box? riuscirà ad attaccare. E invece no, No, Ah, Advan Mauro. Seppol l'ha passato da Doizzi. Advan Seppol l'ha passato da Doizzi. Drago Lievitato ha preso 3 decimi. Bandiera gialla nel T1. Mauro Ah, no, però è Birillo, è il fantasma di Birillo Dog, ok. molto male per Mauro,
dovrò Monte ancora Mauro fare perché. un giro dietro a Flaminio, da Dovizi e a Dovan Seppol. Ma c'è un problema dietro di sé, ha un problema Eh sì. dietro di lui perché c'è una vettura che ha voglia sicuramente di mettergli le mani addosso. Ah, così. No, ci dissociamo dalla violenza, Twitch. Io la Sì, potevi dai. dire in mille modi. Danix, tre Niente. secondi di penalità. Di mettergli le mani addosso. Volte addosso, volevo dire, dai. A foga di volerlo No, sorpassare. no, no, anche perché sennò poi mi toccherà vedere le Oh, dispute e perdere tempo, no, no. attenzione, Mauro Gold alla bus stop. Si lancia all'interno e fa un grandissimo sorpasso di forza. Mauro Gold, stavamo Questo è un bel parlando sorpasso. di lotte. Eccolo qua, Mauro Gold. Anche perché gli era arrivato dietro, gli era piombato dietro Drago Lievitato. Beh, doveva per forza forzare qua Mauro, doveva assolutamente forzare la manovra. Ora però siamo da capo. Vediamo se Siamo. riesce a passare da Dovizi, che non è Intanto. vicinissimo. Ah, Esce mi ha perso un fortissimo secondo. dal. Eh sì, ma è uscito fortissimo dallo Rouge, Mauro Gold. Attaccatissimo da Dovizi. Vediamo se tenterà 300. l'attacco. No, lontano. Beh, lontano. No. Non abbastanza vicino secondo me perché comunque. Cioè o esce Le veramente salva? forte. Le salva è arrivato su Zeta Pro Mauro, e se questi qua davanti continuano a Cavolo. cincischiare, Eh diventa un sì, Zeta Pro sestetto di Mauro. piloti. Eh sì, praticamente. Beh, tutto questo poi. Beh, Asi ormai. È a 2.8. Oh! Che è Bella successo? un Ah. controllo a buona momenti No, a momenti finiva ho sulla avuto quarta palla. paura per Asi, perché appena hai detto Asi ormai. Ops! E ho detto no, Meno oddio, male. povero Asi. Invece no, anzi, guadagna ancora. Però Però ci spostiamo davanti. ecco, ha preso un altro avviso, ti segnalo questo, quindi Quindi è è a a due 2? avvisi. Deve stare Sì. attento quindi. Mauro Gold, 2 decimi, non vorrei che tentasse di nuovo l'attacco alla bus stop. È vicinissimo, un'altra grandissima Eh sì, staccata. Tenta ma la di Dovizi tenta di resistere. resistere, ma lascia il tempo che trova. Ma intanto Flaminio ai Flaminia box. box. Ma box per Gomma mettere soft? Per soft. forza. Sì. Mancano 20 giri. Ne ha fatti 14, 13 all'inizio con lo scarico di Diciamo, carburante. siamo lì, eh. Arriverà alla Pista fine. libera. Deve Pista stare libera, attenta sì. alla gestione delle proprie gomme. Tanto occhio Mauro perché adesso. Drago è a 9 decimi da Dovizi. Beh, ormai si Mauro sono deve tutti passare subito ricompattati. Advance. Guarda che Zeta Pro Mauro si è portato a 7 decimi, 8 decimi da Drago. Reserva pure si è avvicinato e Marco Garo invece no. Advance, 3 secondi di penalità, fanno 6. Sei. Quindi 6 secondi per Advance Apple, Lele Salva, Danix e Giovi. Tutti gli altri a 3. Sì. Anche Lele Salva sotto il secondo, quindi si è ricompattato questo gruppo. Occhio, perché da Dovizi traballa, perché se non avrà più la zona DRS, tra virgolette, farebbe uno sgarbo a Mauro Gold. Beh, da Dovizi fra un po' potrà andare a montare La gomma la gomma soft, sì, soft. certo. Vediamo. Vicinissimo ad Lo Advance Apple, vedo. arriverà il sorpasso in questo giro, quasi sicuramente. Se da Dovizi dovesse perdere DRS in questo giro rientrerà sicuramente ai box, penso. Ah, al Per non momento ce perdere l'ha altro tempo. ancora. Vediamo se alla fotocellula della zona DRS È al limite. ce l'ha. Ce Ce l'ha. l'ha, però non ha il DR, non ha la scia,
ed è quello che ha Drago. Mauro Gold su Advance Apple e Drago lievitato su Dado Izzi. Invece no, è la seconda volta che è salito su quel cordolo Drago lievitato, e questo va a favore di Mauro Gold. Sì, quel cordolo cartista intanto l'ha maltrattato abbastanza quel cordolo. Sì, è la seconda volta che per tentare un sorpasso sale lassù in cima e si prende facilmente anche un avviso andando là. Tornando sulla gara di Mauro Gold, 4 secondi, un avviso solo ricevuto, Asi ha 3 secondi più 2 avvisi. Mamma, l'hai appena detto, è andato molto molto al limite qua. Molto molto al limite, fortunatamente non è per lui non è arrivato, 3 secondi per Alesi. E quindi praticamente è rimasto Lopensky, sono rimasti Lopensky, Ganu, Dado Izzi e basta. E Mauro Gold, sì, che senza penalità. Però Advance è rimasto lì, Advance è rimasto dietro a Mauro. Mauro Gold è 46-0. Ah, gran Dado giro. Izzi ha perso DRS. No, ancora ha perso DRS. È 1-2 ormai. E a Drago lievitato attaccato. E poteva essere una bella lotta, ma Z Pro Mauro si è di nuovo staccato da Drago. Flaminio 45-8, un nuovo giro veloce. Mamma Drago! Mamma mia. All'inizio. La stava per perdere. Cioè, è mancato veramente poco. Ha avuto fatto un controllo molto. Molto pericoloso. Intanto arriva un personaggio veramente tanto strano di nome Raffaele Lelli, che ci chiede se abbiamo bisogno di aiuto in cabina. Oddio, io con te, Marco, mi sto trovando bene. Però... Ma perché non vuoi parlare? Ok, non c'è spazio, Raffa. No, no. E lo invitiamo, lo inviti, perché io... Ti aiuterà nel post-gara, anche perché io dovrò staccarmi, purtroppo, e dovrò lasciarti da solo. Ma no, perché? Ma no, ma cos'è il party post-gara? Ma basta con queste situazioni. Sarà tranquillo. Per ora, diciamo, è stata una gara tranquilla, piuttosto tranquilla, a parte un paio di... forse un contatto solo, quello tra Giovi... E Advance Apple, ma credo si sia risolta in pista, tra virgolette, ovvero se ci dovesse essere una disputa, comunque Giovi ha lasciato poi passare tutti, e quindi, tra virgolette, è il nuovo tasto assunzione di colpa questa situazione. Qui 3 secondi per Flaminio, e anche lui va a 6. Advance Apple si è staccato, 1 secondo e 1. E quindi Drago lievitato ha avuto la possibilità di avere qualcosa di più agevole. Vediamo quindi quel che succede, perché Drago è a mezzo secondo. Zeta Pro Mauro su Dado Izzi, ma non riesce a avvicinarsi. Ma deve stare attento, perché dietro di lui c'è l'ele salva. Vediamo se Drago ha attaccato Advance Apple. Ce la può fare. Sì. Lì l'attacco di Drago su Advance Apple. Diciamo che Drago adesso deve spingere. Deve spingere e portarsi su Mauro e dargli 3 secondi per prendergli la posizione. Assolutamente. E deve sperare che Mauro non riesca a prendere 8 decimi su Asi. E che ci sarebbe un nuovo switch così in classifica. Tanto invito anche ma a me è arrivata la notifica. L'ho invitato, sì, l'ho invitato in parte. Questi ritardi. Oddio, magari poi ho invitato qualcun altro. No, ho fatto ricontrollato, no, ma l'avevo invitato. Sentiamo voci disparate. Voci. Come l'anno scorso in Germania per la Premier League, che era entrato entravano persone, succedevano entravano cose. Così. 3-5 intanto qua. Mauro Gold. Dado Izzi e box. Oh,
Ah, ok, no, pensavo fosse. immaginavo. Oh, gran giro comunque di Drago Lievitato in 45,4. Si è portato sotto al Tra l'altro, secondo. secondo me è entrata a box con un giro di ritardo dopo Izzy, penso che considerato quanto ha perso rispetto a Dan Seppel. Però è sicuro che almeno lui al traguardo ci arriva con queste gomme Sì, soft. sì. Oddio, è Beh, sceso penso a questo tantissimo in giù, addirittura passato punto. da Alesi. Infatti. Gne, non è vero, perché ci sarà subito battaglia. Z Però te guarda quanto ha perso da Pro Frenny. Mauro viene passato da Lele Salva. Quindi Lele Salva deve dare il tutto per tutto. Intanto Drago Lievitato si è portato sotto al secondo. Ha dato il tirone Drago Lievitato. Mauro Golden invece sta iniziando a perdere. Avevo visto a 4 secondi, adesso recupera un pochettino. Tanto non so se vuole le presentazioni ufficiali, ma è arrivato il signor Raffaele Lelli per i più Hiroshi. Salve! È un colpo di scena non da poco questo. Buonasera. Era andato Monza a Buonasera. fare un sopralluogo. Abbiamo appena finito. L'anno scorso eri tu che presentavi me, quest'anno sono io che presento te. È tutto un concatenarsi di cose. Bellissimo. Intanto ti facciamo attenzione, non è vero, te lo faccio dopo il riepilogo perché c'è Flaminio molto molto vicino a Raffoidex, con Anche Raffoidex che non ha Raffoidex, mollato sì. la preda cartista, quindi. Oh no, Ah, fa mio. Flaminio! Ah! No. Attenzione, si ritira Aiaiaia. all'uscita di E Stamelot. qua Vediamo se ci entrerà sarà in una safety safety car car. sicuramente. Sicuramente. E io al momento non la vedo. Ci Sto no, non mettendo ci credo. troppo, sì. Incredibile. La Abbiamo macchina è in buggato mezzo il alla pista. gioco. La macchina è in mezzo alla pista. Vediamo. Niente safety car. No, no. Niente, niente. Ho provato anche a Neanche vedere se ero slip. io che ero buggato e non mi dava più niente, invece si è bloccato a bandiera gialla settore 6, ma è Virtual Safety Virtual Car. Safety Car. Con calma. Con calma, no. Non c'è Il giusto punto fretta. è Permettere a Raffo di andare in Raffoidex. box. Ma non capisco Preciso. perché Advance Apple non si è fermato. Più che altro. Beh, anche Advance Apple Cartista 3 doveva. secondi. Advance Apple non si era E fermato non si è ancora. fermato. Credo che sia passato prima della Virtual. Beh, Era abbastanza avanti rispetto a Raffoidex. diciamo nel dubbio, ecco, forse sarebbe potuto comunque, ecco, rientrare. Intanto E Mauro. riparte. Mamma mia, questa Virtual. Mauro Gold che era a 3 secondi e 8 e a 3,4 adesso. Tre qua. Oddio, oddio. Non Oh, muore, non no, muore. è un disastro. Manca poco. Dicevo, è a 3 secondi e 3. Mauro Gold con dietro Drago Lievitato che lo segue ormai come un'ombra. Vediamo se vorrà tentare di stuzzicarlo. Magari già al prossimo passaggio sul rettilineo del Sì. Kermel. Si sta Stato avvicinando. Hellboy 96, grazie per il follow. Si sta avvicinando come uno squalo. O come un Beh, sì. drago, mamma mia. Mannaggia, che cavolo. 289, serio? Davvero quel nu? Seriously? Grazie, N89 e Sam, che Ma sembra è fosse quello FM. vero? Non so se è quello vero. Io Chissà. ricordo che lui ci seguiva nel 2016 con la Pro. Mandiamo gli 007 a questo punto a controllare. Intanto hanno riscattato un bevete. È quello vero, Dobbiamo bere, grazie confermo. ragazzi. È quello vero, grazie Nu, Confermo. grazie Nu 89, mamma mia. Bentornato. È Era un. Player 02, non corre più, però. Lo 007 conferma addirittura, grazie mille ragazzi per. E mille. anche lo 008, incredibile. È un qualcosa di. Meh. Di molto emozionante commentare una cosa del genere, ma torniamo in pista. Bando alle ciance, ne parleremo dopo. Credo che Allora, sarà Drago. palesemente nel DVD di fine anno questo momento di Proprio lui. sgomento. Proprio Entra con lui, un mamma. fucsia. Entra con un fucsia nu 89. Il fucsia del verificato della partner. Mamma mia, comunque.
Dicevamo, cioè, Drago Lievitato attaccatissimo a Mauro Gold. Quindi andiamo a vedere cosa può succedere tra i due rivali che si giocano il campionato della Pro League. Come detto ad inizio live, 5 sono i punti che li separano, arrivati ormai a più di metà stagione. Però la parte più bella. La parte più bella? Beh, la parte più bella della stagione, dai, Spa, Monza, togliamo Singapore, su, posso dire, okay, posso essere contro, lo sai che io vado contro, contro le masse, vado contro diciamo i gusti normali, tra virgolette. Io questa è la parte che odio di più, però vabbè, attenzione, torniamo. Attenzione, perché Drago Lievitato sta per attaccare Mauro. Molto molto vicini, si fa tutto sulla destra Mauro Gold. E arriva all'esterno, grandissima difesa del pilota McLaren. Ma io mi chiedo questo, ma a Mauro conviene resistere, perdere magari qualche decimo? Comunque sono 3 punticini recuperati, quindi è meglio tenersi 3 punticini. Drago. Sì, però come ricordavi tu, ha 2 avvisi Asi, quindi può sì. giocare anche su questo, sulla calma. Sì. Intanto 3 secondi per Raffo Idex. Mauro ne ha 2, anche Mauro ne ha 2, Mauro Gold. Deve stare attento anche lui. Io credo una cosa, che a Drago Lievitato non faccia piacere che Asi arrivi sotto i 3 secondi, che Mauro Gold arrivi sotto i 3 secondi di Asi. Perché poi sarebbero 7 i punti. Drago credo che ne abbia qualcosina in più, di Mauro Gold. Tanto dalla chat ci dicono, sento dire che Mauro Gold la porta a casa. Oddio, appena arrivato Hellboy lancia queste gufate, degno del buon Raffa dell'anno scorso. Ormai ha fatto a Paolino la porta a casa. Grandissima intanto staccata di Mauro Gold con l'anteriore destra che fuma. Vediamo, arrivano a Rouge al momento. È uscito fortissimo Drago Lievitato, attenzione. Attenzione perché Drago Lievitato annusa gli scarichi di Mauro Gold. È molto molto veloce però Mauro Gold di nuovo, stessa identica traiettoria di prima. Carico. Anche. Potrebbe essere anche Drago. Anche. Controllo per Drago, sarà interessante. Non hanno perso niente da Asi, anzi forse addirittura ha guadagnato qualcosa Mauro nel giro precedente. Andiamo a vedere. È un decimino, Asi. Un decimino lo ha guadagnato tutto, credo, Mauro Gold. Beh, Asi sta girando sul 45.8, 45.9. Ha preso un millesimo. Asi 45.896, Mauro Gold 45.895. Sì, sì. Mannaggia, dovevo dire ha guadagnato Mauro. Uno e basta, così se dopo questa cosa è verita, l'avevo detto. Vediamo intanto. Z Pro Mauro è di nuovo sotto al secondo nei confronti delle Salva e poi là dietro c'è la lotta da Doizzi a Advance Apple, quindi si prospettano gli ultimi 10 giri di gara molto molto scoppiettanti. Da Doizzi potrebbe riportarsi su, beh, penso fino a Mauro Gold, non so se riuscirà, scusami, fino a Marco Cano, non so se riuscirà. Quindi anche tu li confondi, vedi che mi dicevano tutti, confondi Mauro Gold con Marco Cano, anche tu li confondi, sono uguali. No, ormai sotto d'occhio anche il ritmo dei Raffo Idex, perché c'era 45-1 mentre da Doizzi 45-7, sì che Dado adesso sta riportando scia un cartista, quindi... Occhio! Ma sai cosa? Più che altro da Doizzi non ha neanche. Occhio penalità. A Drago! Occhio a Drago, è uscito di nuovo fortissimo dallo Rouge. Però guarda la velocità di Drago. Io non posso guardarlo perché dovevo far vedere qualcosa agli amici da casa. Quindi... 320, 320. Ah sì, 3 secondi di penalità! Ecco. 3 secondi di penalità e al momento sono 6. E al momento sarebbe terzo. Al momento perderebbe la posizione su Mauro Gold e su Drago Lievitato, ma credo che Drago Lievitato non voglia assolutamente far arrivare Mauro Gold primo.
Anche perché... Anzi, no. No, sarebbe secondo. Sarebbe secondo, scusate, perché tre secondi... Intanto Dado Izzi prende 3 secondi di penalità, ecco, e rimangono solo il buon Lopensky, Marco Gano e Mauro Gold. Senza penalità. Ne rimarrà solo uno, o forse nemmeno uno. Ma io al momento sento un fruscio, credo che sia il fondo di qualche macchina. Non credo che la Codemaster, oltre al polline, abbia messo il cinguettio degli uccellini. Drago, secondo me ci prova qua. Ma ci deve assolutamente provare, Drago Lievitato, per... Non diciamo che gli manca qualche... un po' di spunto in trazione. Vediamo. Un po' di spunto, sì. Giovi, 3 secondi e vanno a 9. Va a 9 il pilota dell'Alfa Tauri. Ma ci deve assolutamente provare Drago Lievitato qui. Però in trazione all'uscita dalla Source prende tantissimo Mauro Gold. Ma poi quello che fa la differenza è la traiettoria che fa Drago. Infatti guarda com'è uscito fortissimo. Ma prima era uscito ancora più vicino. Vediamo. È velocissimo Mauro, è pazzesco. Veramente. Non riesce neanche a affiancarlo. Niente. Advance Apple 4 decimi. Attenzione là dietro. Le salva che passa. Vediamo le salva. È sul 40. Ma tanti secondi di penalità. Intanto Advance Apple su Dado Izzi. Alla staccata di Lecombe. Sì. Va dentro il pilota della Ferrari. Sì. Beh, le salva 6 secondi. Quindi niente. Anzi, virtualmente. Rimane quarto, perché Z Pro Mauro ha 6 secondi. Z Pro Mauro ha 3 secondi. Ha 3 secondi? Sì. Pensavo ne avesse 6. Come Drago, 3 secondi, sì. E quindi sì, allora quinto. Andiamo torniamo là davanti. Lotta al vertice della classifica. Era una scalata brusca. Avvisi dei primi oltre penalità. Credo perfetto. Due avvisi per Mauro Gold. Ci pensa Raffaele, ok, posto. Vado a vedere, Assi, mamma mia. Un avviso dopo la penalità, due avvisi Mauro Gold. Drago Lievitato, due avvisi dopo la penalità. Lele Salva, un avviso dopo la penalità. Mauro Gold, un avviso dopo la penalità. Ma Marco Gano, Z pro Mauro forse c'è. Lo confondiamo tutti con tutti, bellissimo. Sono vicini in posizione. Vediamo ancora Drago questa volta. Drago è attaccatissimo adesso, sì. Drago è attaccatissimo, arriva e passa questa volta. E passa questa volta Drago. Deve arrendersi, però attenzione, perché arrendersi fino a un certo punto, perché a 3 secondi e 9 occhio dasi. Occhio là dietro, perché sono in 3 cartista Advance Apple e Dado Izzi. Vediamo, Advance Apple riesce a passare, ad affiancare il pilota della Racing Point. Rimane dietro il pilota Red Bull. Leggera laggata. Attenzione, cartista, ha perso la macchina. Ha perso la macchina, bandella di sinistra completamente divelta. Ha rischiato veramente di distruggere tutto. E invece ha distrutto solo l'ala anteriore. Gran peccato, perché Artista stava facendo comunque una buona gara, tutto sommato. Asi là davanti deve tentare il tutto per tutto quando mancano 10 giri alla conclusione di questo Gran Premio di Spa. Sì. E invece Drago deve dare assolutamente 3 secondi a Mauro Gold, perché sennò io credo che Mauro Gold al momento debba stare tanto tranquillo e tanto attento a non prendere un altro avviso. Particolarmente intelligente però la mossa di Mauro Gold, lasciare andare Drago Lievitato, così se vuole almeno arrivare secondo deve rientrare con i confronti di Asi, sì. Mentre Mauro Gold in questo momento sarebbe lo stesso vincitore. E quindi Drago si espone anche a degli eventuali. Raffo, scusami Raffa, ma Raffo attacca a Blanchimont, Alesi che tenta di riattaccarla alla bus stop, vediamo se riuscirà a fermarsi, sì, grandissima staccata di Alesi, ma Raffo non molla perché adesso il DRS ce l'ha però il pilota della Ferrari, e quindi credo che ci sia l'attacco, che arriverà l'attacco poi, in fondo al rettilineo del Kermel.
Mauro Gold è vicinissimo, ma non credo che voglia attaccare. Attenzione, perché arriva molto molto vicino. Anche troppo. Raffo Idex prima dello rush. Lopez che intanto... Ah no, cartista purtroppo va ai box. Stavo ci fosse anche un po' di azione per il pilota Mercedes, all'esterno. Ma arriva Raffo Idex all'esterno. Vediamo se tenterà l'attacco forte anche di una mescola di vantaggio. Invece bravissimo Alesi. Bella difesa. Là davanti intanto rimane tutto invariato. Io non vorrei, e qui lo dico, è una mia... Credo di aver capito. È che Drago Limitato non rallenti, no, Mauro, diciamo, Gold. Non ha molta voglia di scappare via, ecco. Non ha molta voglia di scappare via, però. Però attenzione, perché lui pure... togliendosi Mauro dal DRS, ecco. E non potrebbe fare tantissimo, perché comunque il passo è tutto sommato simile. Mamma mia, che staccata che ha tirato Mauro Gold. Guarda, 4 e 4. 4 e 2, urca. Beh, aspetta, però andiamo a vedere subito se è, diciamo, il pilota Renault aver... Vediamo se Asi, ecco appunto, vediamo se ecco, Asi se sta... Sì. Direi che ha abbassato di un paio di decimi. 45 e 6. In confronto al 46 e 3, quindi sì. E quanto girava? Girava sempre 46 e 3 Drago prima. Attenzione a Mauro, attenzione a Mauro, l'ha capito Mauro. E infatti sul Kermel passa Drago Lievitato. Sì. C'era sì, questo sentore. Drago aveva perso qualche decimo rispetto al suo giro precedente. Io sarò malizioso, ma secondo me la passata ha detto non ti faccio giocano... prendere la vittoria. Le salva altri 3 secondi? Beh, si giocano al mondiale, quindi... No, beh, tutto lecito. Andiamo a vedere un attimo. 12 secondi di penalità per Lele Salva. Ha preso 6 avvisi praticamente nel giro di pochi giri. Vediamo. Grandissimo comunque Mauro Gold che ripassa Drago Lievitato. Vediamo se a questo punto ci sarà una lotta tra i due molto molto vigorosa, che perché è l'unica lotta che potrebbe sì. esserci, anche se Dovizia, Lele Salva e Z Pro Mauro e da Dovizi con Advance Apple sì. anche Alesi poi... Però Alesi, credo che al momento Raffo Idex possa giocare di una gomma di una mescola di vantaggio, quindi... Da Dovizi però potrebbe trovarci qua, È vicino. Blanchimont per lui. No, ancora no. Però arriva un po' lungo, Dovizi, no? No, sembrava... È arrivato un po' lungo, effettivamente. Leggermente... No, devono stare attenti comunque a queste gomme, perché, beh, no, 9 giri da Dovizi, beh, no, diciamo che non ha problemi arrivare in fondo. Qua ha trazionato benissimo Advance, ma là davanti perché, Drago... Ecco, se vogliono sperare di arrivare a Danilo devono darsi poco fastidio tra di loro e... Però Danix è un gran passo, C'è da dire che però, se non fosse stato per l'errore inizio. Se non fosse stato per l'errore inizio gara. Attenzione, perché da Dovizia ha 3 secondi, Advance Apple e Danix ne hanno 6. Quindi al momento comunque Danix sarebbe salvo. Sì, però siamo lì. Se riuscissero a togliere, ma penso che insomma guadagneranno qualche decimo dalla Mercedes in questi giri. Sicuramente, ma sono delle soft di 7 giri contro delle medie di 20. A meno che Danix non arrivi su Ganu e si trovi col DRS. DRS, sì, però fino adesso non mi è sembrato. Che... però no, sta guadagnando in effetti. Potrebbe portarsi eccolo, molto... eccolo Danix, 9 decimi. E adesso col DRS diventerà tutta un'altra storia. Infatti già, addirittura solo in scia hanno già perso tantissimo Advance e Dovizi. Dovizi è in scia. All'esterno, vediamo alla bus stop all'esterno da Dovizi. Advance Apple, 3 secondi di penalità. Troppo stretto, forse
un po' anche impaurito dalla manovra forse della Red Bull, non lo so, ha stretto un po' troppo, ha chiuso un po' troppo in anticipo la curva e salendo sul cordolo ha preso l'avviso che gli è costato questa penalità. Assolutamente sì. Vediamo Advance, assolutamente. Zona DRS, rettilineo del Carmel. Che bella questa immagine, ecco. Passa agevolmente. Affianca, è staccata all'interno da Dovizi. E Danix a 6 decimi da Marco Cano. Eh sì, purtroppo. Ora, bravissimo Marco Cano a non prendere ancora penalità. Rodanix a 6 secondi, quindi in 6 giri dovrebbe dargli un secondo al giro. Per almeno sì, arrivare sesto, quindi. Rambanti invece al momento c'è un patto di non belligeranza tra Mauro Gold e Drago Lievitato. Lele Salva ha staccato. Cartista 3 secondi. Lele Salva ha staccato Z Pro Mauro, ma come detto, Lele Salva ha 12 secondi e Z Pro Mauro ne ha 3. Quindi sarà davanti il buon Z Pro Mauro. E se la gioca se la gioca con Ganu, comunque la posizione Lele Salva, a meno che Danix non gli rovini un po' la festa. Ma io ti segnalo che Drago Lievitato ha preso dopo la penalità due avvisi e Asi ne ha già preso un altro, quindi sono tutti lì, occhio a Drago. Vicinissimo Mauro Gold, vediamo se ci sarà l'attacco del pilota Alfa Tauri. Si fa vedere, tiene il centro della pista però Mauro Gold come prima. È arrivato vicinissimo Drago Lievitato in staccata. Anche Danix sì. All'esterno su Mauro Gold, ovviamente sì. Mauro Gold su Marco Ganu. Non tenta un attacco, una difesa estrema su Danix, anche perché sa che ha 6 secondi di penalità il pilota Mercedes. Sì, intanto grazie ad Andre Fabi 1 e a Pietrone 96 per il follow. Da Dovizi quanti avvisi ha? Ci chiede The Mentalist. Da Dovizi credo 2. Andiamo a vedere. Quindi oltre alla penalità ne ha 2. No, 1 oltre alla penalità. Giro 32 e giro 33. Attenzione, perché questo potrebbe essere un lancio degno di Raffa. Ma ricordiamo che il buon The Mentalist non è Mentalism come la Formula Europe che tornerà tra 2 settimane. Sono sempre più sconcertato. Lei mi ha insegnato. Non vorrei dire, ma il cielo si era annuvolato. Vabbè, 4 giri, speriamo non arrivi Burian sul Belgio. Occhio perché è vicinissimo Drago. Tanto sì, 4 decimi. Vediamo cosa succederà. Drago all'esterno. Affianca Mauro Gold. E passa il pilota Alfa Tauri. Vediamo se continuerà ad attuare quella presunta strategia che ovviamente porterebbe la perdita di punti tra la prima e la seconda posizione che attualmente potrebbero avere da 7-3. Quindi ancora in testa al campionato Drago. Da Dovizi ancora molto vicino ad Advance. Da Dovizi vicino ad Advance, 4 decimi. Intanto 5 secondi e 1 nel gap di Mauro da Asi, quindi siamo lì. 6 secondi di penalità. Però sì, dovrebbe 7-8 decimi per il momento. Vediamo se Mauro Gold tenterà subito di attaccare Drago Lievitato. A questo punto. Sì.
7-8 decimi di vantaggio su Asi virtualmente. 4-7-4-8, mamma mia. Vediamo. Vediamo se Mauro proverà a ripassarlo subito. Ah, credo di sì, perché Mauro ne ha veramente tanto sul dritto. Vediamo, si fa molto vicino, però è difficile lontano. Si è messo... passa! Gran staccata di Mauro Gold. E questa sera con le staccate ci ha fatto veramente vedere delle cose molto molto belle. Soprattutto la bus stop, il doppio sorpasso in due giri con ai danni di Advance Apple e Radoizzi. Però sono già... due decimi persi. Anzi, a proposito di Dado Izzi e Advance Apple, Dado Izzi passa il pilota Ferrari. 4-8, 4-9 intanto là davanti tra Asi e Mauro Gold. Deve recuperare un secondo e due, 5 secondi per un breve istante. Deve recuperare un secondo Asi a Mauro Gold per vincere la sua prima gara dopo, tutto sommato, sarebbe un ratio vittorie gare fatte del 50% per il buon Asi, senza contare ovviamente la Formula Open. Intanto vedo dalla chat che è pronto il solito sondaggio sul nostro canale Telegram Formula Italian Team Official Channel del Driver of the Day, quindi io direi che si può iniziare a votare, anche perché mancano due giri a meno di capovolgimenti di fronte. Io premierei Asi per quello che ha fatto e per il passo che ha avuto dall'inizio della gara praticamente. Purtroppo sempre queste penalità che si possono concedere a un pilota che si è affacciato alla realtà fit veramente da poco. Quindi Asi secondo me è il driver of the day, anche se non riuscirà a guadagnare quel secondino, ecco. Secondo me è Asi, poi non so come la pensate voi due. Io sì, penso anch'io Asi, perché comunque dispiace per quei secondi di penalità, perché ecco, sono un po' il suo punto debole, però dai, penso Asi, dai. Raffaele? Oh, bandiera gialla nel T2, vediamo, bandiera gialla nel T2. Sì, Lele salva, non ci voleva, girato alla fine del Puon. Danix, oh mamma mia, ce l'ha davanti. Dicevi, Raffa? Ma personalmente la velocità di Asi non sorprende più, insomma, si è messo lì davanti, primo, dalla pole position, ce l'aspettavamo, anche le penalità non sorprendono più, l'ho visto in pista, ecco, e quindi so cosa può fare. E Mauro Gold invece, arrivare prima in questa gara, lì è ancora sul filo, 4-8, pardon, e vincere questa gara con Drago lievitato terzo è una bella botta per il morale di Drago, quindi a livello psicologico per me è Driver of the Day Mauro Gold. Molto molto bene, 3 secondi intanto ancora per Lele Salva e fa 15 purtroppo per il pilota Racing Point, autore anche di un test a coda purtroppo al Puon. Tanto 4-7 Mauro Gold, anche perché là dietro Drago ha già visto che comunque può dargli del filo da torcere. Penultimo giro per i piloti. Danix sul Lele Salva. Comunque sì, Danix così rimarrebbe in sesta posizione e passa. Lele Salva, grandissima difesa da parte di Lele Salva all'esterno. Sì. Grandissima difesa della gemella, della sorella minore della W10. E Danix deve cercare di passarlo, perché da Doizzi altrimenti guadagnerebbe la posizione su di lui. Quindi Danix deve cercare di... Oddio. Però ormai no, penso che... 4 secondi e 1, deve recuperare un secondo da Doizzi.
e deve stare attento dietro, soprattutto perché Advance Apple, anche se ha le penalità, non credo che lascia andare così facilmente. E intanto sta arrivando Asi, ultima curva per lui, ad iniziare l'ultima tornata di questo Gran Premio del Belgio, in quel di Spa-Francorchamps. 4-9, deve recuperare un secondo. Andiamo a gustarci l'ultimo onboard allo Rouge. E poi dritti sul rettilineo del Kermel. Attenzione, perché dietro Dragoglio Vitato è di nuovo vicinissimo a Mauro Gold. Quindi tenterà tutto per tutto il buon Drago per non far portare la vittoria in casa McLaren. All'esterno, incrocio di traiettorie. Molto puliti i due, si lasciano lo spazio. Anche se ha tentato. 5-4 da Asi. Attenzione, se tenteranno un ultimo attacco, Drago potrebbe rubarla. Potrebbe fargli perdere la vittoria a Mauro Gold. 5-5. Si giocherà sul filo. La vittoria di un grande Mauro Gold, molto pulito. È stato molto costante. L'unico momento in cui c'è stato un po' di parapiglia è stato quando in un giro ha perso tantissimo da Asi. Praticamente 4, era 3 secondi. 45-501, il migliore T2, il best. Occhio. Di Asi. La le salva, si è girato. Si è girato di nuovo le salva, ma sta arrivando Asi, che sì, passa per primo sotto la bandiera a scacchi. Ma a breve arriverà il risultato ufficiale con Mauro Gold, che a 5 secondi e 4 va a vincere il Gran Premio del Belgio. Drago Lievitato finisce terzo per un decimo. No, ha fatto il suo best 45-089 Asi nell'ultimo giro. Aveva 3 secondi. Sì, 3 secondi, sì. Bandiera gialla nel T3, che è successo? Ho visto. Allora, Dadoizzi intanto sesto per le penalità, ovviamente. Di un decimo non ce l'ha fatta Danix a mantenere la sesta posizione. Marco Gano quinto, quindi bravissimo il pilota della Haas, l'avevamo visto molto in forma. Z Pro Mauro quarto, poi Danix settimo, ottavo Raffo Inex, nono Advance Apple, decimo il compagno di squadra Alesi a chiudere la top 10, poi Lele Salva undicesimo, purtroppo autore di due testa coda, poi Giovi, Lopensky e Cartista. Si va a chiudere quindi questa gara che, tutto sommato, Mark, te lo chiedo a te, che l'abbiamo seguita tutta, è stata una gara bella, molto molto pulita da parte dei piloti, da parte dei combattimenti, dei sorpassi contro sorpassi in pista, però abbiamo visto che in queste tre gare dove non ci sono state, dove non c'è stata la direzione di gara, tante penalità hanno deciso comunque il chissà risultato. Come mai. Ma io credo, io non per per dire niente ai piloti, ma credo che su queste piste sono intrecchio e pesante nella Codemaster. Sì, probabilmente, specialmente nei larghi, troppi avvertimenti inutili, e probabilmente, ecco, i piloti hanno preso avvertimenti a Puan, forse in qualche altra curva, ma sicuramente, ecco, non per tagli in ingresso alle chicane, a parte alcuni, ma poca roba, ecco. Vediamo, la prossima gara sarà interessante, perché andiamo in quel in di Italia e lì invece tornerà il taccuino alla grande, molto voglioso di segnare giri. Attenzione, dopo 3 settimane di astinenza, ovviamente uno dice mi manca un po' quello che facevo prima. Anche se, devo dire, la prima cosa che avevo visto di Monza è che avevano aggiunto addirittura l'avvertimento se vai largo alla seconda di Lesmo, quindi... poi però alla Ascari credo che è sempre il solito il problema, la Ascari e poi la Roggia, il primo cordolo che praticamente non esiste, essenzialmente non c'è, quindi
Vabbè, sono 2 punti alla fine. E per il resto, beh, non che ci sia molto altro da vedere poi, ecco. Molto bene, molto bene. E Raffa, Beh, per io. quello che hai visto, sei arrivato dopo la metà gara, però credo che hai seguito un pochettino. Io, scusate, vi interrompo, vi No, non te lascio, ne vai. vado. Scappo, Oh. ciao. Buonanotte. Arrivederci. Arrivederci. Ciao, ciao, Roma. Ciao. Dicevamo, Raffa, intanto che ti chiedo se puoi invitare i piloti, così almeno non abbiamo Certo. interruzioni nella live, ti chiedo nel mentre, tu sei arrivato dopo la metà di gara, quindi magari non hai visto il tutto, però come hai detto, Asi non sorprende più di tanto, un Mauro Gold incredibilmente costante, molto pulito con le penalità, un Dragoljub Vitato che subisce un altro switch nella classifica piloti. Come ti è sembrato il finire? E comunque ci sono state, come detto prima, delle belle battaglie molto pulite. Sì, ecco, ora mi spiace personalmente nemmeno citare i ragazzi del centrogruppo perché me li sono persi purtroppo quando sono arrivato. La lotta era essenzialmente lì davanti, dietro erano un po' sgranati. Sono arrivato con la Virtual Safety Car per il ritiro di Flaminio. Personalmente, come non mi sorprende la penalità, la velocità di Asi, invece mi sorprende non prendere penalità da parte di Mauro Gold, perché è sempre stato un pilota correttissimo, però negli ultimi anni in Master League l'abbiamo visto in difficoltà anche su quel punto di vista. Quindi sta dando tanto morale, sta rinascendo anche nonostante il passaggio al volante Mauro Di Cristoforo in questa sua stagione qui in Pro League. E come detto, dal mio punto di vista, questo è uno schiaffo morale pesantissimo, specie se Drago voleva muoversi nel grigio di tentare di non far vincere questa GP a Mauro Gold. Io credo si possa ricongiungere col discorso che facevamo ad inizio live, ad inizio gara nei primi giri per Asi, ovvero sì, è un pilota che va tanto veloce, però prende tanti avvisi, forse è meglio rallentare di 1 o 2 decimi al giro per evitare di prendere così tanti avvisi, così tante penalità. Questo discorso si può fare anche con Mauro Gold, perché il salto tra Pro e Master lo vediamo anche quest'anno, è veramente molto molto ampio. Magari andare un po' più al suo ritmo fa sì che possa prendere meno penalità. Ecco, questo forse è il discorso un pochettino più. È che è difficile, poiché Asi nell'ultima tornata ha fatto il suo miglior giro senza prendere nemmeno un avviso. Quindi purtroppo ne parlavamo anche in precedenza, magari qualche avviso lo prendi anche facendo un errore, andando lungo, perdi tempo, però il gioco l'avviso te lo dà lo stesso. E purtroppo da questo punto di vista il fatto di affidarsi ai limiti del gioco forse è un problema. Poiché magari in una gara dove hai la direzione gara, dove sono quelle curve stabilite, se tu in quella curva hai perso, puoi aprire anche la disputa contro il gioco e farti rimuovere quell'avviso come da regolamento. Quindi è un tema un po' difficile non avere un direttore gara e non decidere, diciamo, nelle curve. Da un lato positivo, perché 2 settimane di riposo, qui a Spa in effetti un po' esagerati alcuni avvisi. Molto bene, molto bene. Intanto ci ha raggiunto Drago, ci ha raggiunto in questo istante Mauro, quindi aspettiamo solo Asi e poi possiamo iniziare con le interviste, ricapitolando un po' tanto che siamo in attesa di Asi e poi procedere. C'è stato un momento, credo, molto molto sentito, come ci diceva Raffa, ci seguiva già nel 2016. Però comunque avere Nu89 che ha corso anche nei Virtual GP organizzati dall'ente della Formula 1, comunque penso che sia, non dico un momento storico per esagerare, però quasi, perché comunque vuol dire che Fit sta prendendo un po' piede su Twitch. È la prima volta su Twitch, su YouTube era assiduo spettatore come nel 2016 della Pro League, quindi una soddisfazione più. Penso che però possiamo iniziare anche con Mauro Gold, poi appena Va arriva Asi bene. passiamo ad Asi. Scusate, voglio dire che Asi purtroppo non riesce a venire perché domani mattina si deve alzare presto e non ce la fa, mi è scappato. Ah, è un gran peccato per non sentire Asi. Allora, va bene, iniziamo con il vincitore Mauro. Come detto, ti abbiamo elogiato. Io ti elogio praticamente da quasi 6 o 7 gare per la tua costanza.
E inizia anche a pagare in questi frangenti, perché non prendere penalità, come dicevamo, in un circuito dove i tagli e gli avvertimenti dati dal gioco sono abbastanza severi, fa sì che questa costanza continui a pagare, continui ad arrivare. È un grandissimo, intanto, complimenti per la gara che hai fatto. Oltre a questo, oltre al come è andata la gara, ti sei un po' spaventato quando eri dietro a Drago e vedevi che perdevi un po' di tempo su Asi? Allora, faccio prima il racconto della gara. Allora, in qualifica, sbaglio l'ultimo tentativo, potevo fare un 41-0-41-1, non sarebbe cambiato nulla alla fine. In gara mi aspettavo un Asi leggermente più veloce, visto il tempo della qualifica. Invece vedevo che comunque riuscivo a tenere il suo passo. Poi verso il giro 7-8, non so perché, il volante ha perso un po', diciamo, di cioè si alleggeriva un po', un LT2. Infatti ho perso la zona DRS. E niente, poi sono rientrato un giro più tardi rispetto a Drago e Asi. Collegiale avevo un buon ritmo, ho perso un po' di tempo e ho perso un bel po' di ers dietro da Doizzi, Flaminio e Advance per passarli, perché erano a trenino, quindi io ho deciso di attaccarli nell'ultimo settore dove loro non avevano il DRS a vicenda. E niente, poi sapevo delle penalità di Asi. Nella seconda parte collegiale vedevo un Drago leggermente più veloce. E niente, sì, ho avuto un po' di paura di perdere la gara, perché vedevo Drago che comunque era lì e cercava proprio di attaccarmi, di darmi fastidio, sia per farmi prendere l'ultimo avvertimento, sia per farmi perdere tempo, per non farmi vincere la gara. Vabbè, ma è una scelta, cioè una cosa legittimissima. E niente, ho avuto paura di perdere all'ultimo giro, perché c'avevo pochissimo ers e Drago mi era molto vicino, c'era molto vicino, quindi ho detto vabbè, sì, mi passa, è finita, perché poi nel T2 con l'aria sporca e la perdevo la gara, cioè li perdevo quei 4 decimi. Però vabbè, alla fine è andata bene, sono contento di non aver preso secondi di penalità. Cioè, il secondo avvertimento l'ho preso tipo verso il giro 20, quindi comunque non è stato semplice badare a tutte queste situazioni e non prendere penalità. Ecco, un'altra domanda che vorrei farti è questa, è nata un po' dal discorso che facevamo con Raffa. L'anno sì. Scorso comunque eri un pilota in Master League che prendeva tante penalità. Il fatto di andare un pochettino più piano in Pro League aiuta a non prendere penalità, oppure solamente che hai trovato una grandissima pulizia di guida? Io penso che c'è un'altra motivazione, che è quella del volante. Ah, ecco, anche questo sì, effettivamente. Perché comunque sì, con il volante naturalmente hai molta più pulizia di guida, e quindi questo penso che fa molto la differenza. Ho sempre corso col pad dal 2012 fino all'anno scorso, però mi rendevo conto che l'anno scorso spesso ero quello con più penalità, e io penso che questo mi ha aiutato molto, cioè il fatto di prendere il volante. Molto bene, molto bene. Grazie Mauro. Quindi purtroppo, come avete sentito prima, Asi non ci ha potuto raggiungere. Quindi passiamo al terzo classificato, Drago Lievitato. Drago, intanto come è andata la gara? Io credo che la svolta sia stata nell'undercut, che ha pagato tantissimo, che hai fatto a Mauro, quindi ti ha permesso comunque di giocare le tue carte. E poi se io ho avuto questa sensazione, se effettivamente tentavi di disturbare Mauro comunque con manovre tutto sommato legittime, quindi perché giustamente vi giocate il campionato, se tentavi di rallentarlo e fargli perdere comunque la gara. Sì, parto anch'io parlando in generale della mia gara, poi mi soffermo su queste cose che mi hai detto. Ma anche io comunque ho sbagliato il giro in Coup, mi è andato completamente il T3, se no potevo essere in prima fila. E poi la gara, ho preso subito due avvertimenti dopo i primi due giri, uno perché Radione al primo giro sono andato lungo, poi al secondo giro sono andato lungo al Puono pur rallentando, e quindi già avevo questa croce fin da due giri, infatti poi sono andato nei 3 secondi. Ho provato a giocarmi la carta dell'undercut, solo che sì, ho guadagnato, però mi sono trovato nel giro di uscita
tipo di intercut mi sono fatto il giro praticamente con Alesi davanti, e questo sicuramente mi ha fatto perdere, soprattutto nel tratto là di Puon e Campus, dove lì veramente ho perso tanto. E poi niente, ho fatto la gara praticamente tutta a spingere, e mi trovavo molto meglio con la gomma gialla rispetto alla gomma rossa, non chiedetemi perché, io la gialla non l'avevo neanche provata, ne ho provato solo la rossa e pur non provandola mi sono trovato molto meglio con la gialla. E ho fatto tutti i giri, tutto il secondo stint, tutto il tempo a spingere, purtroppo poi sono arrivati appunto i 3 secondi. E poi diciamo un'altra svolta secondo me è stata anche il momento in cui abbiamo raggiunto i piloti con la gomma gialla, perché secondo me quello penso sia stato un momento chiave, perché prima che raggiungessimo appunto quel gruppo io ero 1,8 da Mauro, invece poi quando ci siamo sbarazzati di tutto il gruppetto ero arrivato 1,2, poi ho tolto 2 decimi, mi sono agganciato. Poi sì, vabbè, come hai detto tu, ho cercato di comunque provare a stuzzicarlo, magari a fare un po' di lotta per provare a metterlo un pochino sotto pressione, però vabbè, comunque è Mauro, un pilota che corre da un sacco di anni, sicuramente bravissimo in queste situazioni, si è visto. E poi niente, alla fine, fino a un certo punto non ci speravo neanche in questo risultato, soprattutto dopo il primo stint orribile, dato che avevo già preso 3 secondi, comunque non mi sentivo benissimo con la macchina, anche problemi alla pedaliera, quindi in sostanza alla fine sono comunque contento di questo terzo posto. Molto, molto bene, grazie Drago. Raffa, non so se hai delle domande tu o se ci sono domande dalla chat. Dalla chat nulla. A livello personale, come si vive finora questo clima in pro? Insomma, si è un po' fatta la differenza tra i primi due della classe e il resto della compagnia. Ok, Asi, ogni tanto in passato abbiamo visto qualche punta di colore con le Red Bull, con una strategia anche lì lecita nei grigi, diciamo, per il momento, nei grigi del regolamento, diciamo, per il momento la lotta in questa Pro League è molto stressante, si sta invece si vive con un clima relativamente sereno per quando ci si può giocare un titolo, quindi come ve la state vivendo finora questa stagione? Rispondo prima io? Sì, grazie. No, alla fine il clima è molto sereno, cioè stressante sì, cioè no, stressante sì, perché comunque alla fine si sta delineando questa situazione che comunque ce la giocheremo io e Drago fino alla fine, salvo clamorosi imprevisti. Io penso che dovremmo aspettare qualche altra gara, penso che comunque la pressione si sentirà ancora di più. Ma dal mio punto di vista, più che pressione, è proprio un fatto di proprio a livello psicologico, cioè io mi sento proprio, tipo stasera ho fatto la gara proprio senza ingegnere da solo, è stato è stato un po' surreale, proprio ho fatto la gara praticamente da solo, tutto in silenzio, in un'atmosfera surreale, e diciamo che lì, insomma, dovessi fare tutti i calcoli da solo, diciamo che non ero neanche tanto abituato, forse stasera è stata la gara più difficile proprio a livello psicologico. Però devo dire che mi piace lottare così, proprio stare lì concentrato in quel modo, forse anche meglio rispetto alla troppa chiacchiera magari che ci può essere nei parti, però diciamo che ci sta e che comunque finora sto vivendo bene a livello proprio di pressione e cose varie. Molto bene, grazie. Molto bene, allora direi che andiamo a svelare i risultati del Driver of the Day. Un Driver of the Day stasera molto molto bilanciato, anche perché la vittoria va a Mauro Gold col 29% dei voti, un 22% invece per Lele Salva, 14% per Danix e Asi, e poi a pari merito un 7% per Ganu, Dado Izzi e Drago Lievitato. Io direi che siamo in conclusione, quindi io dico grazie ai piloti che sono venuti qui per le consuete interviste post gara, quindi grazie Mauro e complimenti ancora per la vittoria, grazie Drago e complimenti per il podio. Grazie a voi, buonanotte.
Io ringrazio ovviamente il buon Marco Lucconi che è andato a sentire il consueto party post gara e ringrazio anche all'ospite che è arrivato come si dice, in continuazione da un certo momento in poi. C'è stato anche il ritorno di Raffaele Lelli per i più Hiroshi, che l'anno scorso era al mio posto, diciamo, quindi mi ha fatto da chioccia e quest'anno invece ci sono io a far da prima voce. Grazie mille a te, mi gusto la Prime. Aia, è un disastro. No, ma è venerdì che Aia, come si corriamo, è vero? scrive? È venerdì che sì, sempre al venerdì. Perfetto. Grazie mille. Dopo questo momento di ilarità, io vi ricordo, vi rimando al nostro sito www.formulaitalianteam.com per tutti, diciamo, gli highlights post gara, i commenti dei piloti dopo la gara di questa sera e anche per farsi un po' un sunto di quello che possiamo darvi e che potete darci voi come magari nuovi piloti, oppure anche ricordiamo che essendo in carenza di personale, chiunque voglia lanciarsi come telecronista, come streamer, le nostre porte sono sempre aperte, basta andare e registrarsi appunto sul nostro sito, ma siamo anche presenti sui social, Instagram, Facebook, Telegram col nostro canale ufficiale, quindi siamo ovunque. Io vi ringrazio come di consueto. Vi ricordo che giovedì ci sarà il main event settimanale con la Master League, una Master League che quest'anno ci sta regalando tantissime soddisfazioni, tante lotte con subito Smokeman che era partito come strafavorito, poi c'è stato Re che sembrava quello che andava un pochettino di più e poi invece un Miche da tre gare a questa parte che sta facendo veramente tanto la differenza, Matthew che è tornato agli albori delle sue prestazioni dell'anno scorso, quindi c'è tanta carne al fuoco e poi come sempre ci sarà il Virtual Studio prima della gara. E poi si conclude questa settimana alla spa, ma non alla spa che gradiscono le nostre signorine, ma alla spa che gradiamo noi, al Tempio dei Motori del Belgio, con la Prime League sempre su Twitch, almeno spero, se no la troverete su YouTube, sul canale YouTube. Io vi ringrazio, vi do un abbraccio virtuale e a Nanna presto, solo se fittano nel live, lo diciamo insieme. Raffa. Fa strano, dai. Poi ci sincronizziamo male. Mauro, dacci un Un 3-2-1, please. 3-2-1 ad Mauro. Davvero devo farlo? Ah, come vuoi. Vabbè, dai. Vabbè, Anna, presto, solo se vita non è live. Ciao, ciao.